Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Solo Horror. So benissimo quanto vi mancavano i video come questo, perciò ho deciso di cercare nel web delle nuove clip spaventose. Come al solito cerco di mostrarvi solo i video che ritengo più macabri e potenzialmente reali. Quindi se pensate di essere pronti, prendete qualcosa da sgranocchiare e mettetevi comodi. Ah, comunque, siamo quasi in 100.000. Grazie ad ognuno di voi per continuare a seguirmi e vedere sempre i miei video. Lo apprezzo davvero tanto e mai avrei pensato di coinvolgere così tante persone in quello che una volta era solo un piccolo progetto. Ma ora basta con le cose sdolcinate, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come sempre, più andiamo avanti e più i video saranno spaventosi. Per questo ho deciso di iniziare con calma, da questa clip pubblicata su Reddit solo qualche giorno fa. L'utente ha spiegato che la sua videocamera di sorveglianza registrò ciò che state vedendo nel maggio del 2021, ma ha deciso di postarlo solo ora. Inoltre, ci informa del fatto che dal momento in cui si è trasferito in quel posto, nel 2016, hanno iniziato ad accadere varie cose strane. Guardate ciò che ha ripreso la videocamera. Una strana luce sembra apparire e scomparire nel nulla, facendo movimenti irregolari. Nella sezione commenti di questa discussione, molte persone sono convinte del fatto che si tratti semplicemente di qualche petardo gettato volutamente per riprendere la scena, e sebbene ad un certo punto possa sembrare così, quando la luce appare per la prima volta non somiglia per niente ad un petardo. Poco dopo poi si può vedere che la luce appare contemporaneamente sia a destra che a sinistra dell'inquadratura. Ma potrebbe trattarsi tranquillamente di un riflesso. Alcuni utenti, però, hanno anche fatto notare che se fosse stato un petardo si sarebbe intravisto del fumo, ma qui non ce n'è nessuna traccia. Sinceramente, non riesco a capire di che cosa potrebbe trattarsi, perciò lo trovo un fenomeno molto strano e curioso, supponendo che sia genuino. Voi cosa ne pensate? Questo video del dicembre 2021, pubblicato su YouTube da un canale chiamato Find Ghosts, mostra un esploratore in cerca dei cosiddetti jinn, delle entità sovrannaturali citate nel Corano. E ciò che stava cercando si palesa subito dietro le sue spalle. Questo video di dubbia provenienza mi ha fatto pensare che potesse trattarsi di qualche effetto visivo aggiunto in post-produzione. Ma se così non fosse, si tratterebbe sicuramente di riprese a dir poco agghiaccianti. Dico sempre di voler vivere un'esperienza paranormale, ma se mi dovessi trovare davanti una figura così, probabilmente non sopravviverei per raccontarvelo. Prima di andare avanti, voglio velocemente consigliarvi un libro che mi ha decisamente stupito e sono sicuro farà altrettanto con voi. Si chiama Tenebre, di Paolo Prevedoni. Il testo ci racconta una storia tra immaginazione e realtà, vita e morte, in un luogo fatto di ombre dove bisogna assolutamente affrontare le proprie paure più segrete. Si tratta del mondo dei sogni, esplorato da Claudio, un onironauta con la capacità di immergersi nei sogni lucidi. Un sogno lucido si manifesta quando il sognatore è cosciente e riesce a controllare a suo piacimento ciò che deve accadere nel sogno. Ma le cose per Claudio cambiano quando una presenza maligna inizia ad apparire ed infestare il suo perfetto mondo onirico. Vi consiglio davvero di dare un'opportunità a questo libro. I sogni lucidi sono secondo me uno dei temi più interessanti al mondo e, unito al genere horror, credo si arrivi a sfiorare la perfezione. Sono davvero contento di aver avuto la possibilità sia di leggerlo che di consigliarvelo. Vi lascio il link di Amazon per poterlo prendere sia in formato cartaceo che digitale.
Dopo averlo letto, ricordatevi di farmi sapere se vi è piaciuto. Detto questo, proseguiamo con i video più spaventosi dal web. Da adesso, le cose si faranno seriamente inquietanti. Nel marzo del 2020, il canale YouTube chiamato Lego Papa TV ha pubblicato il video della sua esplorazione in una casa decisamente particolare. Il ragazzo soprannomina l'abitazione usando il nome della prima stagione di American Horror Story, Murder House. Già questo non è un buon segno, ma nella descrizione del video scrive: «Questo è stato probabilmente il momento più spaventoso della mia vita. Forse avrei potuto gestirlo meglio, ma quando accadono cose come queste dal nulla, ti ritrovi in una situazione in cui la mente si svuota». Ecco, da questa premessa si evince un video interessante. E infatti all'inizio del video il ragazzo spiega che in quella casa si sono consumati dei delitti perpetrati dall'anziana signora che ci viveva. Ma nonostante la paura, decide di entrare per mostrarci cosa si nasconde al suo interno. Quando arriva al bagno, afferma che in quella vasca la signora di 71 anni era solita uccidere le sue vittime, per poi seppellirle nel giardino dietro casa. Purtroppo non sono riuscito a trovare informazioni su questa donna, ma il ragazzo nel suo video ha mostrato delle riprese del suo arresto. Perciò, se qualcuno di voi conosce qualcosa di più, può tranquillamente farcelo sapere con un commento qui sotto. Ma tornando a noi, mentre lo youtuber sale le scale per il primo piano, sente un rumore che attribuisce subito ad un animale, perciò non si spaventa e va avanti. Ma poi, quando decide di provare a parlare con i morti usando un'applicazione, si accorge di una strana luce contro il muro. Dopo aver appurato la presenza di qualcuno, decide di nascondersi al piano superiore in evidente stato di terrore. La tensione e la paura si possono avvertire semplicemente guardando la clip. Una volta sicuro che l'individuo si fosse allontanato, scende ancora una volta, ma anziché uscire, preso dal panico, decide di andare in cantina, dove sente chiaramente altri spaventosi rumori, e trova un'altra via d'uscita. L'avete visto? Questo era l'individuo entrato in casa dopo di lui. Secondo molti spettatori si tratta del membro di una setta andato lì per chissà quali macabri motivi. E sinceramente la trovo una cosa plausibile. Provate ad immedesimarvi nel ragazzo. Le riprese fatte in questa murder house sono davvero inquietanti e trasmettono un senso di ansia ineguagliabile. Ricordate, spesso dobbiamo avere più paura dei vivi che dei morti. E questo video ce lo dimostra perfettamente. Il 17 novembre del 2020, un video pubblicato su TikTok ha letteralmente sconvolto milioni di persone. È stato caricato da un certo Harry McLarry, un utente inattivo dall'ottobre scorso, e riprende qualcosa che spaventerebbe a morte chiunque. Riprendendo l'entrata del suo seminterrato, il TikToker fa sentire che da lì sotto provengono degli strani rumori, come se ci fosse una porta che sbatte ripetutamente.
Hello? Anche il cane è evidentemente preoccupato e capirete subito il perché. Non ho altro da aggiungere. Guardate. Hello? Oh my god! Si sente chiaramente il rumore di passi che vengono verso la telecamera, come se qualcuno stesse salendo quelle scale ad una velocità impressionante. Da quel momento, un sacco di persone hanno iniziato a crearsi le proprie teorie e le proprie preoccupazioni. Alcuni affermavano di essere terrorizzati, mentre altri erano sicuri che si trattasse di un video falso. E qui, ragazzi, siamo di fronte ad un video decisamente troppo spaventoso per essere vero. Infatti, andando a fare un giro sul profilo di Harry, si può notare una specie di schema nei suoi video. Sono tutti realizzati allo stesso modo, quasi in maniera cinematografica. A parer mio, quindi, ci troviamo di fronte ad un account che ricrea delle situazioni agghiaccianti montando i video con una certa professionalità e con l'unico scopo di spaventare lo spettatore. Quindi, sebbene sono quasi sicuro al 100% che il video sia falso, rimane comunque decisamente spaventoso, ma ricordate di farmi sapere anche la vostra. Oh my god! Adesso vedrete il video che più mi ha colpito e spaventato. Il 25 dicembre, appena passato, il canale YouTube MindSeed TV ha deciso di pubblicare alcune delle esplorazioni mai condivise con gli spettatori. E una di queste è semplicemente terrificante. I ragazzi decidono di esplorare una rete di grotte in cui molte persone hanno perso la vita. Spiegano che sono collegate ad un episodio storico chiamato Massacro di Mountain Meadow e che da quel momento in tanti hanno affermato di vedere e sentire cose strane provenire dal loro interno. Ma sarebbe riduttivo definire strano ciò a cui hanno assistito loro. Ad un certo punto, durante l'esplorazione, pare che in lontananza si senta una sorta di bisbiglio. What is that? Sounds like someone whispering. Wait. Ecco, preferirei morire piuttosto che trovarmi in quella situazione. Ma a quanto pare, questo è solo l'inizio. Continuando con non so quale coraggio, il suono inizia a farsi sempre più forte e vicino, spaventandoli a morte. Wait. What the fuck? Non si riesce a capire nemmeno una parola di quell'agghiacciante bisbiglio. E i ragazzi raccontano che sembrava provenisse da tutte le direzioni simultaneamente. Dude, what is that f***ing noise, bro? It's coming from behind us still. Keep moving. Hey. Ho trovato tutto ciò davvero spaventoso. Provate anche voi ad immaginare di essere in quella situazione. Che cosa fareste? Io credo che in questo caso il video sia genuino per via delle reazioni degli youtuber. Ma ovviamente vi invito a farmi sapere anche la vostra, pure in questo caso. What the fuck? Prima di finire, volevo anche mostrarvi una foto che mi è stata inviata da uno di voi su Instagram. Il ragazzo mi ha scritto che la sua fidanzata gli ha inviato una foto del suo occhio e all'inizio pensava fosse una foto normale, ma poi, guardandola meglio,
Dopo averla vista, ho subito pensato che qualcuno fosse lì con lei al momento dello scatto, ma il ragazzo mi ha assicurato che fosse da sola. Aveva semplicemente preso il telefono e scattato una foto. Credete che ci stiano mentendo? Oppure è stato davvero immortalato qualcosa di inspiegabile? Bene amici, anche oggi il video si conclude qui. Spero che le clip che vi ho mostrato oggi siano riuscite a farvi venire almeno un brivido lungo la schiena. So che probabilmente questi sono i contenuti che vi piacciono di più, quindi vi prometto che cercherò di portarli molto più spesso. Detto questo, come al solito, vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video. Oh my God!